Di nuovo, ciao ragazze, sono sempre io, sono sempre malata, sono sempre in condizioni precarie, brutte. E mi spiace farvi un video in queste brutte condizioni per farvi vedere delle cose così belle, però mi raccomando, focalizzatevi solo su... devo mettere gli occhiali da sole. Focalizzatevi solo sugli acquisti e apprezzate, se potete, il mio tentativo orribile di farvi questo video. Ero troppo curiosa di sapere cosa ne pensavate degli acquisti, siccome sono passati un po' di giorni e... mi spiaceva tenerli ancora lì, vabbè. Spero che apprezzerete questo gesto. Shopping che ho fatto ad Arese e in centro a Milano, perché ho preso qualcosa lì. Ad Arese sono andata ancora da Stradivarius e da Stradivarius, è inutile dirlo, con questi ulteriori ribassi mi sarei comprata, dove l'ho detto, quando sono stata all'Elnos, tutto il negozio. E anche ad Arese mi sarei comprata tutto il negozio. Sono troppe cose belle a prezzi bassissimi. Questi... lo so che ho comprato anche quelli di Zara che ho detto, devo sceglierne uno dei due paia, però a fronte delle vendite comprate, a fronte dei proventi, cioè io quando li ho visti non ho potuto resistere, ho detto sono 19 euro, va bene, costavano 50, però erano troppo, cioè erano troppo del mio genere, erano troppo belli, cioè dal vivo poi erano ancora più belli e non ho saputo resistere, li ho comprati, 19 euro, stivalotti. Col tacchino in licra con tutti questi fiori autunnali top. Questi sicuramente sono molto più portabili rispetto a quelli di Zara che sono particolarissimi, devo ancora provarli. Li ho voluti prendere e insomma, li ho pagati 19 euro e ho detto vabbè, cioè se non li prendo me ne pento amaramente. E siccome è l'unico negozio dove li ho trovati, perché negli altri dicevo anche la nuova collezione, non ne sapeva neanche dell'esistenza, cioè io... erano troppo per me, con questi colori caldi che io adoro, per 20 euro, non ho potuto resistere, li ho presi. Ho detto ce li ho anche per l'anno prossimo, va benissimo. Poi ho preso questo guantino a 1,99 euro, costava 15,95 euro, che tantissimo. Sarà ecopelle, spero, vediamo. Ho preso un po' di guantini che voglio farvi appunto vedere, perché ci sono ancora in saldo e ci tenevo. Boh. No, vabbè, non è in pelle. Comunque li ho pagati 1,99 euro, neri, fatti così. Con la parte qui davanti super peluciosa. Davanti un guanto nero tipo maniaco e la parte qua peluciosa con dentro il bordeaux. Per 1 euro, mi sembrava, per 1,99 euro mi sembravano carini. Era l'ultimo paio. Preso subito. Poi ho preso un bel po' di cose da Stradivarius. Questi li ho presi per l'estate. Molto carini, costavano, almeno qua dicevano 20 euro, ma per me venivano pure, no, 20 euro. Shorts bianchi, tutti strappati, bellissimi. Ho preso la taglia 42, italiana 42, 38. Se volete regolarvi, magari per comprarmi online, fatti così, fatti rotti dietro. Questi io l'estate li utilizzo con i body sotto. Ovviamente nel mio tempo libero, non per andare al lavoro. Comincia a essere luminescente. Comunque sono bellissimi, li ho pagati 5,99 euro e ho pensato, poi dopo quest'estate di sicuro non li vado mica a comprare a 20 euro nei negozi, quindi me li sono già presa, 6 euro da tenere per quest'estate. Ah no, questa tuta meravigliosa, un'altra tuta, cioè facendo la casa delle tute, 30 euro, l'ho pagata 5,99 euro, quindi anche questa super top. E rispetto all'altra che è gessata, cioè è scura, questa è di un grigio chiaro e mi piaceva tantissimo, ho preso la M. Anche questa non vedo l'ora di indossarle adesso, appena mi riprendo, comincio a fare ancora i miei outfit, a farveli vedere, a fare le foto, che c'è il mio Instagram che piange in questi giorni. Guardate che meraviglia, fatta così, non riuscivo neanche a capire qual era il davanti e qual era il dietro, e neanche adesso. Infatti l'ho provata al contrario, vabbè. È fatta così, gessata, grigio, con le maniche così corte, e poi c'è il pantalone che viene giù così, che sembra lunghissimo, con il risvolto in fondo. E le taschine con l'elastico così. È molto carina indossata in realtà. Ma 6 euro poi tutto sto tessuto, cioè fantastico. E poi ho preso questi pantaloni anche molto carini con la riga, che ho trovato appunto in saldo a 5,99 euro. Ho preso la M, costavano 17,95 euro, sono gli unici che sono passati praticamente in saldo, sono di questo grigio chiaro con la riga bianca. Non so se si vede. Taglio così, pantalone classico, la riga bianca. Ok, e grigio, che visto così non sembra nulla di che, però indossato è molto carino e sono gli unici con la riga che sono passati in saldo da Stradivarius, che almeno che io ho visto, mi piaceva anche la riga verdone, però
costavano tipo ancora 19 o quello che è. Poi ragazze, sempre da Stradivarius, ho preso questo vestito camicia che veniva anche questo 35,95 euro, che è tantissimo, però ho pagato 5,99 che è giustissimo. È tipo fatta così, questa piacerà molto a delle ragazze che mi seguono, sono sicura. E ha tipo questi fiori ricamati sulla parte qua davanti che la rende un po' più femminile. E poi una camiciona carina perché ha questi laccetti sulle maniche a tre quarti, poi viene giù lunghissima. E si può mettere con sotto, diciamo, qualcosa, magari uno skinny nero, e sopra questa che fa un po' da abito, un po' da camicia lunga, ed è veramente lunghissima perché arriva proprio, diciamo, quasi alle caviglie. Bellissima questa, in estate. L'ho provata perché non sapevo bene la taglia nei miei figli, quindi questa è una meraviglia. L'avevo presa marrone ad Elnos e poi l'ho trovata, non c'era la taglia lì all'Elnos di questa nera, ma quando l'ho trovata lì che c'era lì 1,42 che mi guardava, cioè l'ho troppo presa perché l'avevo già vista all'inizio della collezione, cioè guardate che bella, nera, gonna in ecopelle con tutti questi fiori, queste boriche, cioè questa è stupenda e averla pagata solo 5,99 euro mi rende veramente una super fiera del baule, sono fiera di me stessa per averla presa, è bellissima e mi piaceva già tantissimo proprio appena le avevo viste in collezione a settembre che costavano tantissimo, dicevo ma quando mai? E è troppo bella, cioè 5,99 euro. Ve la faccio contemplare ancora un attimo. Ok, e anche quella marrone però è bella, però nera mi piaceva ancora di più. Poi ho preso un pantalone di questi, c'erano due o tre tipi molto carini, costavano 20 euro. Sono Chino Slim Special Edition. È un pantalone nero, classico, elegante, con tutti questi fiori. E mi è piaciuto anche per la primavera, visto che aveva tanti fiori. E taglio classico con la riga. Riesco a farvi vedere, queste me le sono immaginate con un décolleté colorato magari, o nero oppure fucsia o giallo, insomma, sono molto carini da vedere indossati, spero che mi vadano perché li ho presi su così, ho preso la 42, ho detto Dio, mi andrà. Poi ho preso questo abito sottovesto, anche questo meraviglioso, costava 35,95 euro, fatto veramente molto bene, chissà dove è il davanti e il dietro, questo è il davanti, guardate, davanti è così nero con tutti questi fiori. Viene giù, tipo, sono quelli stretti sulla vita, poi vengono giù larghissimi, cioè guardate che bello. In, tipo in simil seta nero, costava 35 euro, che è tantissimo, però 5,99 euro ci sta anche questo per l'estate, la primavera. Un'ultima cosa da Stradivarius, no, queste sono le vendite, scherzate. Stradivarius ho finito, da H&M, H&M se preferite, l'unico che ho fatto è stata una camicetta in saldo a 4 euro. Che avevo visto a Milano ma non c'era la taglia, costava 19, per 4 euro mi è piaciuta tantissimo, azzurra, tutta solpicciata, con questo bellissimo fiocco da fare sulla parte del collo e le maniche anche che vengono giù così, molto carina, ovviamente da stirare, da provare, anche le pants dietro, quindi è fatta molto bene, sia davanti che dietro, e l'ho trovata meravigliosa per fare un outfit un po' più classico, però sempre con quel tocco un po' particolare. Poi Primark, ho preso solo un paio di scarpe, mi ha fatto troppo ridere perché me le voleva far pagare 11 euro, ma io continuavo, tipo, bastavo dire costano 6, e lei non capiva, sì è vero costano 6, se no le lasciavo giù delle pump semplicissime, le avevo viste anche all'Elnos, ma non le avevo prese perché non c'erano i numeri, ho trovato il set in simil suede, ugualissima a quelle di prima donna che costano tantissimo, 6 euro mi è sembrato una buona scarpa. Lo immaginate con quella gonna che ho preso da Stradivarius in ecopelle marrone. Semplicissime pump, carine per tutti i giorni. Le ultime cose che vi faccio vedere, siamo arrivate alla fine, arrivano da Calliope e Pinky. Allora, da Calliope ho preso questi shorts, 5,99 euro, costavano 19, in ecopelle verdi, verde militare, molto belli, con questo elastico in vita tutto in ecopelle. Mi sono piaciuti tantissimo e li ho voluti prendere. Mi piacciono veramente un sacco da mettere appunto con delle camicette. Starebbero bene anche con quella camicetta azzurra per fare un contrasto particolare. E poi ho preso un abito che è la fine del mondo da Calliope, cioè da Calliope l'ho preso. Costava 60 euro. Non sapevo che da Calliope ci fossero anche lì dei vestiti così costosi, ma è una meraviglia, è troppo bello. Io spero che mi vada bene. Cioè, guardate che meraviglia. È un abito in pizzo, borgogna.
Pratt, il davanti così, tutto pizzato, anche le maniche. Questa è un'opera d'arte più che un vestito. È strano che Calliope ne abbia sfornato uno così bello. E poi c'è la gonna, guardate la gonna, vabbè, sotto c'è la sottogonna e il fondo della gonna è la parte più bella, cioè guardate, tutto con questo pizzo, l'abito è classico, un po' stile impero ed è una meraviglia con tutta questa gonna, cioè, è troppo bello e l'ho pagato solo 12,99 euro, l'ho preso al volo ragazza perché era troppo bello. E poi mi mancano gli acquisti di Pinky. Da Pinky ragazze c'era il 3x2, prendi 3 e paghi 2, quindi ho preso 3 pezzi e uno mi è uscito gratis, questo mi è uscito gratis, costavano 3 euro, dei guantini bordeaux fatti così. Io li cerco sempre quei saldi, i guantini in ecopelle perché mi piacciono molto, anche se non li uso tantissimo, però io sto facendo un po' di collezione, vi farò vedere magari se vi interessa la mia collezione di guantini in ecopelle, che non utilizzo tantissimo perché insomma col cellulare tocchi qua, tocca là, questi mi sono usciti gratis. Se vi interessa, vi faccio vedere la mia collezione di guanti. Non è che ne ho tantissimi, però qualcosa c'è. Questi qua, appena li ho visti, soprattutto visto il prezzo, li ho comprati al volo. Proprio sapete cosa vuol dire, tipo al volo. Questi sandali qua, blu, versione la me, diciamo, costavano 29,99 euro. Mi viene da ridere. Bellissimi, tra l'altro, di quelli che uso io, comodissimi per tutti i giorni, anche questi io li utilizzo per tutti i giorni, hanno il platoncino più il tacco che sarà 11 cm, diventa 9, costavano 29 euro, li ho pagati 4 euro, 4 miseri euro, come lasciarli giù, è questo blu bellissimo metallico che mi piace un sacco e va bene con questi, con tantissimi colori, cioè troppo belli 4 euro. E l'ultima cosa, questa è la mia amica di Milano, mi ha quasi obbligato a comprarli, non che io avessi bisogno di essere obbligata, però mi ha detto questi li vedo troppo su di te. E questi guantini qua li ho pagati 5 euro al posto che 12. Il colore in effetti è meraviglioso ed è nel mio stile, nel mio genere, guardate che belli, blu, un po' stile, mi ricorda un po' lo stile Yellow Shopping, un bel guantino blu da mettere con gli stivali gialli. Bello. E niente ragazze, questo è tutto per quanto riguarda il mio shopping. Chiedo ancora scusa per l'aspetto riprovevole, orrendo, fantastico. Vabbè, insomma, io sono sicura che voi avrete guardato i vestiti e le cose che ho fatto vedere e non il mio aspetto orrendo. Poi ho pensato, vabbè, tanto ci sono le ragazze che fanno anche i vlog dove sono struccate, sono in pigiama, io sono così quando sono in casa, peggio perché avrei i capelli peggio di così, tipo raccolti in un mollettone improbabile, tipo adesso appena vi lascio giù mi andrò a sistemare alla peggio. E niente ragazze, vi mando un grosso bacio, spero che la voce mi torni su e spero che il prossimo video sia magari un outfit un po' più decente, magari nel weekend se riesco a farvi un outfit, magari supererò me stessa, vi farò un outfit super figo per farmi perdonare da questo obbrobrio. Ci vediamo al prossimo video ragazze, ciao.